Ringrazio gli organizzatori chiaramente per l'invito che non vuole essere ridicolo, se non altro perché è la prima volta che parlo in Corte di Cassazione, credo che per un magistrato voglia dire qualche cosa. Vi confesso che una qualche emozione, quantomeno per questo motivo, la fa. Il tema che mi è stato affidato credo che sia alquanto complesso. Non vorrei dire cose lamarissiane, quantomeno inizialmente, però il tema affidatomi è la valutazione di attendibilità della testimonianza del minore in contraddittorio. Già tutti sapete che la valutazione di attendibilità del teste probabilmente è tra le attività più difficili che il giudice rende all'esito del giudizio. È, come dire, una sorta ricaduta non sempre positiva del principio del libero convincimento del giudice. Probabilmente in qualche caso il giudice avrebbe più piacere a trovarsi di fronte a un sistema di prove legali utilizzato. Io non dimentico, per esempio, scusate, non vorrebbe essere una citazione troppo dotta, però la regola giustinianea, unus testis nullus testis, vale a dire un solo teste, nessun teste. Molte volte sarebbe comodo per il giudice applicare questa regola, specie quando in processi che riguardano minori e minori abusati ci si trova all'esito di un giudizio a dover appunto rendere la valutazione sull'attendibilità del teste minorenne. Direi che esistono sicuramente attività più facili, più semplici, sia sotto il profilo concettuale, giuridico, che sotto il profilo emotivo. Innanzitutto, valutazione dell'attendibilità riferita al teste è qualcosa che già comporta, a mio modesto avviso, dei problemi, come dire, dogmatici. In realtà il codice di procedura penale non parla mai di attendibilità del teste, usa un diverso termine, credibilità. L'attendibilità, se non erro, è riferita a quella qualità del dichiarante in procedimento connesso autore dello stesso reato, che appunto è contemplata in quella regola di giudizio contenuta nell'articolo 192,3 codice procedura penale, che impone la ricerca di riscontri che confermino appunto l'attendibilità del dichiarante. Ed allora, dare già una definizione di attendibilità ritengo sia problematico. Tra l'altro, attendibilità non è soltanto un termine giuridico, ma è un termine che proviene dall'ambito scientifico, dall'ambito statistico, dall'ambito fisico. Si parla di uno strumento attendibile, qualcosa che serve appunto a misurare dati fattuali e che per le misurazioni che appunto corrispondono alla realtà fattuale e alla natura delle cose viene all'esito definito attendibile e consente, come dire, misurazioni successive in tutta tranquillità. Quindi si potrebbe dire che l'attendibilità è in qualche modo il tasso di veridicità delle dichiarazioni che rende un soggetto. Il problema centrale nelle valutazioni dell'attendibilità del minore, a mio avviso, e questo è stato già in qualche modo accennato dal professor Spanger, è che non esiste un soggetto minorenne, esistono più soggetti minorenni. E io credo che questo debba essere tenuto in massimo considerazione da qualsiasi operatore del diritto. Specie per quanto riguarda gli abusi sui minori, io credo che si debba in qualche modo pensare quasi a una suddivisione per fasce, perché partendo dalla fascia che appunto inizia cronologicamente con l'inizio della capacità testimoniale, che non vorrei invadere il campo altrui, ma credo che possa essere individuata tra intorno ai 4 anni, si arriva alla fase della prepubertà, che arriva in circa agli 11-12 anni. Dalla fase di prepubertà potremmo passare a una fase di adolescenza. Io, scusate, non sto declinando teorie scientifiche, sto riflettendo insieme a voi, perché ancora per quanto mi risulta su questo non dovrebbero esserci discipline specifiche.
dicevo, dalla fascia della prepubertà dagli 11-12 anni, potremmo arrivare ad una fascia in cui il minorenne è un soggetto che ha terminato l'adolescenza e si prepara ad entrare, se già non vi è entrato prima, in una fase di piena maturità sessuale. Potremmo quasi, non so fino a che punto paradossalmente, dire che alcuni maggiorenni anagrafici sono dei maggiorenni sotto il profilo della sessualità. Vi dico questo a quale scopo? In realtà il giudice che procede nelle forme dell'audizione protetta all'esame del test minorenne non si trova mai di fronte allo stesso soggetto, si trova di fronte a più soggetti che hanno caratteristiche psicologiche e fisiche diverse. Quindi l'esame deve essere sempre fondato sulla, appunto, qualità dei soggetti che vengono chiamati a testimoniare, quasi che appunto questo tasso di veridicità con cui ho cercato di riempire di contenuto la valutazione di attendibilità, appunto, possa essere utilizzato per saggiarne la credibilità delle dichiarazioni. Dicevo prima che non è un esame facile quello demandato al giudice. Inevitabilmente credo che la multidisciplinarietà della fattispecie sia patrimonio acquisito. Io penso che chiunque si avvicini a questa materia pensando di poter a guisa di apprendista stregone poter procedere da solo, ma magari fidando sulla propria esperienza, sulla propria genitorialità e quindi in generale sul vissuto personale, corre il rischio di compiere errori irreparabili. L'irreparabilità è data da un dato obiettivo, anche questo credo che sia un dato scientifico acquisito. La prova deve essere la prova, ovviamente, la testimonianza del minore di cui appunto si sostiene l'abuso, deve essere acquisita prima possibile. In realtà la dichiarazione più fedele alla realtà dei fatti, molto spesso, è proprio quella resa al primo soggetto. E il primo soggetto non è mai il giudice. Il primo soggetto potrebbe essere appunto un genitore, un parente, una figura affettiva di riferimento, potrebbe essere un insegnante di sport, tutti i soggetti che potrebbero essere sentiti come testimoni di relato in un eventuale dibattito. Quindi noi abbiamo già questa figura, come dire, particolare di un testimone che molto spesso vive insieme ad altri testimoni. In una normale cross-examination noi ci preoccuperemo di sindacare i contatti tra testimoni, quindi tra test principale e test di relato. In realtà molto spesso nei processi che riguardano minori accusati questo non si può fare, sarebbe sostanzialmente ridicolo chiedere hai vissuto con mamma, in questo periodo hai visto papà, cosa può rispondere il minore, ma hai continuato ad andare a giocare a praticare sport in quella palestra. A questo punto il punto di arrivo di un qualsiasi esame testimoniale è l'acquisizione della piena consapevolezza che la prova, la cui fonte appunto è un minore, è una prova essenzialmente debole e comporta una perdita di garanzie per quanto riguarda la sfera giuridica prima dell'indagato e poi dell'imputato. Questo credo che debba essere un dato acquisito. Posto il problema, la soluzione dovrebbe essere rinvenuta nell'individuare altri spazi in cui la compressione o la compromissione dei diritti di difesa possa essere recuperata, appunto, consentendo al soggetto di avere un giusto processo. Sappiamo tutti che la normativa internazionale prevede l'interesse preminente del minore in tutti i processi che lo riguardano, e mi riferisco non soltanto ai processi penali ma anche ai processi civili.
non ci dimentichiamo che non di rado si procede a sentire il minore quando questo è stato già sentito magari dal consulente tecnico nominato dal giudice civile della separazione o dal consulente tecnico del tribunale per i minorenni. Come dire, questa molteplicità di audizioni non fa altro, ahimè, che allontanare la possibilità di valutare l'attendibilità del minore con quel minimo di serenità che consente appunto di emettere, se ovviamente sussistono gli estremi, un giudizio di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, oppure di assolvere l'imputato. Ormai il principio condiviso è quello che le regole che provengono dalla comunità scientifica allargata, perché sapete tutti che la carta di Noto comprende neuropsichiatri, psicologi, giuristi, soggetti la cui professionalità è indispensabile a fornire al giudice uno strumento utile per valutare appunto l'attendibilità del minore. Sapete che ormai queste regole sono una rete di principi condivisi che il giudice non può più far finta che non esistano, perché alle volte, ripeto, la tentazione di far da soli può cogliere per i motivi più vari, non li enumero, ma insomma sono intuibili appunto chi deve procedere a questo tipo di giudizi. Sotto questo profilo un brevissimo riferimento alla giurisprudenza della Cassazione mi sembra indispensabile, senza citare ovviamente sentenze massime perché sarebbe pesante e probabilmente richiederebbe una relazione apposita. Possiamo ormai dire che l'arresto giurisprudenziale della Cassazione in materia di ascolto dei minori è consolidato, vale a dire le buone prassi, le regole condivise che hanno appunto fonte nella carta di Noto, nelle linee guida Sintia, non sono norme previste la cui violazione è sanzionata con la nullità o la inutilizzabilità della prova. Non di meno, afferma la giurisprudenza ormai costante della terza sezione di questa Corte di Cassazione, non di meno queste regole sono fondamentali nel giudizio di attendibilità del test. Chiaramente non abbiamo una sanzione processuale di tipo demolitorio, appunto. La prova non diventa inutilizzabile per il giudizio, l'atto con cui viene assunto non è nullo, però è indiscutibile che se quei principi condivisi, quelle best practice, usiamo il termine che più ci piace, sono violati o comunque non sono tenuti nella debita considerazione, le ricadute sulla valutazione dell'attendibilità del test minorenne sono forti. In questo senso mi piace sintetizzare un percorso che ha effettuato la giurisprudenza sotto questo profilo con questa figura, che appunto il giudice che procede all'esame del minore diventa in qualche modo colui che è garante dell'attendibilità. Mi spiego meglio. L'attendibilità di un testimone di regola è un qualcosa che il giudice si trova davanti. Il testimone viene sottoposto all'esame incrociato, quindi tra accusa, difesa ed eventuali altre parti processuali. Il giudice di regola vi assiste a un compito non strettamente notarile, ma sicuramente, come dire, residuale. Verifica che le domande siano pertinenti al tema di prova, impedisce le divagazioni e tutte quelle altre appunto regole previste dal codice di procedura penale. All'esito del giudizio si ritira in camera di consiglio e valuta l'attendibilità del test. Per il test minorenne, soprattutto per i test minorenni prepuberi, io direi che il giudice diventa il garante dell'attendibilità, vale a dire contribuisce con un corretto procedere dell'assunzione della testimonianza a far sì che il soggetto renda dichiarazioni attendibili.
o credibili, o verificabili, o affidabili, e via andare con i sinonimi che spesso la giurisprudenza utilizza per appunto consentire un giudizio che sia più sereno possibile. Vorrei spendere soltanto una parola, insomma, qualche minuto forse, sul problema delle domande suggestive. Credo di sapere che uno dei maggiori punti deboli dell'esame del test minore risiede appunto nel fatto che questo è condotto dal giudice e le altre parti, la difesa e il pubblico ministero, possono porre domande solo attraverso il giudice e in qualche modo sono svilite in quanto esautorate di parte delle proprie prerogative. Essenzialmente non possono porre domande suggestive, mi riferisco ovviamente alla parte che non ha chiesto l'esame. Il problema delle domande suggestive credo che sia stato in qualche modo affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, sia pure risolvendolo con due massime di diverso indirizzo, perché mentre per una sentenza della Corte di Cassazione la domanda suggestiva nel processo conteste minorenne vittima di abuso sessuale è vietata e quindi proprio non può essere posta, per altra massima della Corte di Cassazione invece la domanda suggestiva può essere posta, chiaramente poi sarà un problema di valutazione dell'attendibilità della risposta. Esprimo soltanto la mia opinione in questa sede. Io starei attento a comprimere i diritti della difesa quando non è né strettamente necessario né previsto da alcuna norma, perché in realtà che la difesa, che di regola subisce la richiesta di prova del pubblico ministero con le forme di incidente probatorio, non vedo perché non possa porre domande suggestive al minore. Non c'è nessun divieto nel codice, anzi direi di più: nella norma che prevede l'esclusione del test minorenne al presidente, e quindi anche per analogia al GIP che procede con le forme dell'incidente probatorio, è demandato il potere di porre domande direttamente al test, ma sulla base delle domande proposte dalle parti. Vale a dire, non è che il giudice arriva al punto di diventare una sorta di giudice istruttore e che quindi autonomamente pone domande al test. In realtà il giudice pone sempre le domande sulla base delle domande proposte dalle parti. È ovvio che poi tutto dipenderà dall'attività dell'esperto chiamato a condurre l'esame. Però, siccome appunto sapete tutti che nelle modalità dell'adozione protetta il giudice è a stretto contatto con l'esperto tramite collegamento audio, l'abilità del giudice sta proprio nel saper dirigere l'esperto, fermo restando che l'esperto veramente capace è anche in grado di capire qual è la parte che pone la domanda, o meglio ancora dovrebbe essere il giudice che per esempio specifica se la domanda è posta dalla parte che ha chiesto l'esame o dalla parte che invece tra virgolette lo ha subito. Questa affermazione, ripeto, dovrebbe condurre ad un risultato. È vero che le garanzie nel processo che riguarda il minore accusato sono preminentemente, vedono preminentemente come destinatario il test minorenne, però le limitazioni dei diritti di difesa devono essere soltanto quelle strettamente necessarie e soprattutto poi ovviamente in diverse fasi processuali
si dovrebbe consentire, come dire, una maggiore espansione, una dilatazione del diritto di difesa che serva a far recuperare a livello di garanzie appunto quello che in qualche modo si è perso nell'audizione del teste minorenne. Io vorrei concludere con una piccola notazione che spero non sembri troppo, come dire, sociologica. Ma la Cassazione, tutto sommato, quando afferma per giurisprudenza consolidata che le valutazioni, la valutazione del test quando è persona offesa deve essere particolarmente attenta, deve essere suscettibile di riscontri e affermazioni di questo tipo, in realtà non sta in qualche modo di fatto applicando proprio quell'articolo 192 comma terza codice procedura penale, che impone appunto di individuare riscontri che confermino l'attendibilità del dichiarante. Ora, non vorrebbe ovviamente sembrare riguardoso, come dire, equiparare il collaboratore di giustizia al teste minore, però resta il fatto che credo che nel processo che riguarda abusi sessuali si debba continuamente cercare un punto di equilibrio tra quelle che sono le giuste esigenze del teste minorenne, che adesso ovviamente non vado qui a rielencare anche per non invadere il campo di altri relatori, e la tutela delle garanzie dell'indagato. Anche perché, anche questo secondo me non deve essere dimenticato, il processo che vede come indagato un soggetto per reati di abuso sessuale non soltanto è una pena di per sé, no? Spesso voi avvocati ricordate Calamandrei quando appunto affermava il processo è una pena, ma nel processo in cui un soggetto viene assolto da un reato di abuso sessuale non è soltanto il processo la pena, ma comunque è una condanna che resta comunque per tutta la vita. Quindi è ovvio, a mio avviso, che l'attenzione di tutti i soggetti che operano in procedimenti che riguardano abusi sessuali deve essere massima e soprattutto deve restare sempre enormemente sensibilizzata quella parte di noi che appunto valuta costantemente il contemperamento delle garanzie tra tutela del minore e tutela della persona sottoposta ad indagine e indagato. Grazie.